Sono Silvio Tedisco e sono uno psicologo. In questo video vi parlo di uno dei temi a me più cari, soprattutto che mi appassiona di più fin dagli inizi della mia carriera, ovvero le funzioni della musica. Perché la musica è così importante? Perché ci fa così star bene? E oggi vi parlo di un libro fantastico, Il mondo in 6 canzoni, scritto da Daniel Levitin, uno dei più grandi neuroscienziati, ma soprattutto esperti mondiali della musica e della psicologia della musica. In questo libro elabora le 6 funzioni della musica. Vediamo quelle che sono, soprattutto quelle che sono per voi le funzioni della musica. Secondo l'autore, la musica assolve innanzitutto il compito, la funzione di amicizia, di cementificare i nostri rapporti. Pensate, immaginate quando siete andati all'ultimo concerto con i vostri amici, quando avete parlato un'intera serata della vostra band preferita o della vita della vostra rockstar. La musica riesce a cementificare i nostri rapporti, i nostri legami e soprattutto le nostre amicizie più care. La musica veicola, come sappiamo, le nostre emozioni e una delle funzioni è proprio quella di veicolare la gioia. Immaginate un rito, una festa, un matrimonio, una rimpatriata tra vostri amici o colleghi. Immaginate come sarebbe senza musica, senza poter ballare e o scatenarvi. Non sarebbe certo la stessa cosa. La musica è un amplificatore delle emozioni e soprattutto di quelle positive. Ma di pari passo la musica riesce anche a prendersi cura di noi. Lavorando con la musicoterapia ho testato prima su me stesso questa importante funzione. Una delle funzioni appunto della musica è il conforto, riesce a cullarci, riesce a prendersi cura di noi. Immaginate quando avete vissuto un periodo buio, triste, negativo. Immaginate, potete ricordare quando vi siete chiusi nella vostra stanza e avete acceso la radio, il PC, ascoltato la canzone che in quel momento rispecchiava il vostro mood, il vostro stato appunto triste o negativo. La musica ha l'innata capacità di cullarci, di prendersi cura di noi. Un'altra funzione molto molto importante è quella della conoscenza. La musica tramanda tradizioni, conoscenze. Immaginate appunto al mondo della terza età, al mondo degli anziani, quando cantano il repertorio storico, il repertorio delle canzoni che davvero hanno fatto la storia passata, la storia dei nostri antenati, grazie alla quale appunto riusciamo a trasmettere la nostra identità, i nostri valori più cari e verso i quali puoi propendere nel futuro. Un'altra funzione davvero importantissima che ha quella della musica è quella della religione, intesa come spinta, come crescita verso lo spirituale, il trascendentale, ok? Come spinta alla propria crescita personale. Ovviamente ognuno in questi temi è libero o meno di credere. Sappiamo che la musica ci spinge però a un salto appunto verso il mondo spirituale. Immaginate appunto la storia che hanno avuto ad esempio i canti gregoriani o i canti di monaci buddisti o induisti. E quindi questa è ovviamente una delle funzioni anche più importanti. E nel concludere, la sesta funzione della musica, come non poter citare l'amore, come la musica riesce a veicolare il nostro amore. La storia della musica è piena zeppa di capolavori fantastici, di canzoni stupende che parlano di amore. Sfido chiunque voi quando è stato innamorato o è tuttora innamorato a cantare a squarciagola la propria canzone d'amore, la propria canzone che le fa venire in mente l'anima gemella, la canzone con la quale condividere l'amore. E se vogliamo è il valore universale che ci guida e ci deve sempre guidare e far da padrone nella nostra vita. Se questo video ti è piaciuto, scrivi quella che per te è la funzione più importante che assolve la musica nella tua vita e ci vediamo al prossimo video.